Lunedì 26 aprile 2021. Questa è YouLeader Radio, la radio ufficiale dei networkers e dei club YouLeader. True, you think.
buongiorno a tutti. Good morning, buongiorno, buongiorno a tutti, benvenuti lunedì 26 aprile 2021, ci siamo, ricomincia un'altra settimana con You Leader, al termine di una settimana che è stata decisiva perché è quella che ha lanciato l'avvio dell'anno sociale. Abbiamo chiuso ieri sera alla grande con la proclamazione dei primi master, dei primi major, al termine di una lunga giornata di elezioni, 12 ore durante la quale le regioni e le nazioni hanno potuto scegliere i propri rappresentanti, i propri direttivi. Dunque siamo pronti per iniziare. Buongiorno a tutti voi, buongiorno alla più rapida di oggi, Ermelinda Chiaramonte da Caltanissetta, e buongiorno ad Elena da Albenga. Buongiorno Elena, ciao Natascia, buongiorno Elisabetta, ciao Lara, buongiorno Simona che dice ciao girls, buongiorno Ilaria, ciao Monica, ciao Cinzia, buongiorno Natascia, Emanuela, Laura, Maria, Francesca, Simona, un'altra Simona, Micaela, buongiorno Paola, Nadia, Micaela, buongiorno a tutti voi, bentrovate e bentrovati su questa frequenza di You Leader Radio. Siamo alla 12ª puntata. Oggi la puntata durerà un po' di meno, per le 10 devo rendermi libero per un impegno istituzionale, si fa per dire, un impegno di attività, di lavoro, ma vi lascerò in buona compagnia perché oggi chiuderemo questa puntata con l'oroscopo. Ebbene sì, oggi è lunedì, è la giornata dell'oroscopo, è la giornata in cui potrete sapere finalmente come andrà la settimana segno per segno. E poi non mancheranno ovviamente le consuete rubriche, quelle di Alfredo Piliego, quelle di Nicoletta Tarquini e quella di Dan Moraru, per cui restate sintonizzati, ci sarà tempo per tutto questo. Adesso, al termine di questo bellissimo brano, ne parte un altro, ancora più bello, e poi siamo pronti per iniziare alla grande questa straordinaria giornata, la prima del vero anno sociale di You Leader. Welcome to the show, welcome, come on, this is You Leader Radio. I was lost without any direction. Had a line so many times, but I needed attention. No matter what I say, no matter my regrets, things still been said and done. There's not a part of me that wants to say no. To let go, oh, oh, 'cause something's broken, and I'm the reason. It's not that easy knowing you'll do better without me, without me. I have tried, yeah, to become better. But I'd lie again if I said it, it'll last forever. I know I make mistakes, it's just the way I am. That's why you have to know, yeah. There's not a part of me that wants to say no. But I have realized I had to let go. Oh, oh, 'cause something's broken. And I'm the reason. It's not that easy knowing you'll do better without me, without me, without me. Oh, oh, oh.
che c'è? Hai paura? It's only network marketing, baby. It's only network marketing, però le emozioni sono state tante, tantissime ieri. Abbiamo veramente vissuto una lunga giornata, è stata impegnativa dal punto di vista logistico, ma devo dire che questa comunicazione di servizio è andato tutto a gonfie vele. Dunque, che cosa è accaduto ieri? Ieri ogni prime delle regioni o delle nazioni ha potuto esprimere una preferenza e dunque abbiamo costituito più o meno tutti i direttivi dei club regionali o nazionali, con alcune figure che dovranno essere poi individuate. Più tardi nel corso di questa trasmissione avremo modo di sentire la voce e le emozioni di alcuni, di chi vorrà, tra master e major che si sono insediati, o meglio che si insedierà, come si dice, che prenderanno posizione nei prossimi giorni, perché ognuno di loro poi dovrà tenere un giuramento solenne. È sempre un grande gioco, ma ci piace molto essere solenni e formali, anche perché le iniziative già poste in campo e quelle che vediamo all'orizzonte sono importanti e sono tante, esattamente come quelle che abbiamo raccontato venerdì parlando di solidarietà. Abbiamo già fatto tantissimo, ma poi finalmente si entrerà nel vivo delle attività di questa grande organizzazione, di questo di questi club di networkers. È il primo momento realmente concreto. Sarà sabato prossimo di mattina, allorché attraverso questo canale radiofonico ci sarà un gioco aperto a tutte le regioni, ovviamente poi vi comunicherò le modalità e il regolamento, che permetterà alle regioni di scontrarsi tra loro per poi trovare le due più, tra virgolette, le più forti in quella circostanza, e da quelle due regioni verranno fuori le persone che daranno vita al primo talk on stage, cioè al primo nostro GoPro mensile che terremo poi nella data che vi comunicherò, per cui entreremo nel vivo, ma prima ancora ci sarà il giuramento dei master e dei major che si insedieranno. Adesso vi faccio ascoltare la consueta rubrica di Alfredo Piliego. Ascoltate attentamente, perché nelle rubriche di oggi c'è la interpretazione proprio di tutto il sentimento e della voglia di cominciare a lavorare tipica di YouLeader. Alfredo Piliego, networker e master della Regione Puglia, in giorno dopo giorno. Viaggio nei giorni che contano. Buongiorno amici di YouLeader, buon lunedì. Oggi sarò veramente breve, più breve del solito, perché è giusto e doveroso lasciare spazio a quello che è accaduto ieri. Ieri si è consumata una giornata veramente adrenalinica, siamo stati tutti in competizione, quella sana, competizione per qualcosa che non ci avrebbe portato a una carica di quelle che tutti desiderano ma che alla fine dividono, ma questa carica è di quelle che mettono orgoglio e allo stesso tempo ci obbligano moralmente a mettere impegno e passione. Non abbiamo dovuto promettere strade nuove, meno tasse, bonus, uscite dall'euro, semplicemente abbiamo promesso il nostro esserci. E vi dico che è stato bellissimo. Ho avuto modo di vedere in tutti i gruppi regionali tantissimo movimento, video, post, proclami, voglia, ecco, insomma. YouLeader sta diventando, se già non lo è, un'abitudine, proprio un pezzo della nostra giornata. Immaginate cosa potrà essere tra qualche tempo. E il merito sarà di ognuno di noi, della passione che quotidianamente ci metteremo. Il mio augurio a tutti i direttivi è quello di dar voce, di mettere in risalto le peculiarità dei propri membri e dei valori della propria regione, nel nome di quello che fino ad ora è stato il mood di questa realtà, cioè la condivisione delle idee. Eh sì, perché condividere è alla base del nostro lavoro. Chi non è disposto a farlo, chi vuol far tutto per sé e manifestarsi solo al bisogno, mi spiace ma a vita breve, chi non è disposto a dire grazie e utilizza gli strumenti come se fosse scontato, sta solo vivendo nella società che tutti conosciamo, che poi, tra l'altro, è quella che tutti quanti noi odiamo. Ecco perché sarà importante camminare tutti insieme verso la stessa direzione. C'è chi lo farà più lentamente, c'è chi lo farà più velocemente,
L'importante però sarà arrivarci. Oggi è lunedì, il lunedì è quello degli inizi. E allora diamo vita a questo anno sociale sentendoci tutti parte integrante del progetto. Perché si sa, insieme è più bello. Buona settimana, amici di YouLeader! Show me what it's like to be circling among the clouds. Because without you by my side, I would be stuck here on the ground. You're lighting up the way, I can see the road ahead of me. I won't be stumbling in the dark. Your eyes are shining like the stars. I was down until you saved me, until you set me free. My eyes were closed, now I see clear as day. And I just wanted to say that you can take me high. Feels like I can fly. Can take me high. I can see the sun staring at you when you make that smile. I'm moving closer to you now. I can't get close enough somehow. And I was down until you saved me, until you set me free. My eyes were closed, now I see clear as day. And I just wanted to say that you can take me high. Feels like I can fly. I don't need anybody, I don't need anybody else. No one will ever take me, no one will ever take me away from you. I promise I will hold on to you. I don't know what I'd do without you. Without you. You can take me high. Feels like I can fly. YouLeader Radio, la radio ufficiale dei networkers. Eccoci, siamo rientrati con una canzone particolarmente soft, così come sono soft le nostre anime oggi all'inizio di questa nuova settimana lavorativa. Dunque, io dovrei, e forse lo farò rapidamente, giusto a beneficio di chi ieri non ha potuto assistere poi alla live che abbiamo fatto alle 22.30, un rapido resoconto. Ieri hanno votato 239 persone, circa il appena più del 55% rispetto agli aventi di diritto, per cui più della metà ha votato. Questo è un risultato di tutto il rispetto, considerato la scarsa attitudine alla democrazia che c'è in Italia. E quindi abbiamo potuto cominciare ad avere i primi risultati. Per esempio, per l'Abruzzo è stata eletta come master Nicoletta Tarquini, ma ci sarà invece un ballottaggio domani tra Federica Iacovelli e Micaela Piscicelli per decidere chi sarà il major. In Basilicata Federica Calzolaio è master, in Calabria la master è Antonietta Martello, major Carmela Anna Chianello. Poi in Campania la master è Ileana D'Ippolito, major Laura Del Viscovo. Emilia Romagna, master Laura Denti, major invece Lara Piga. Friuli Venezia Giulia, suffragatissima Monica Visentin, che è dunque master, seguita da Denis Bortolin, che è il major dunque della regione Friuli. In Germania Monica Rizzo si riconferma master del club tedesco. Lazio Paola Pucci, Dun Soffio master su Laura Carone, che dunque major del Lazio. Quindi complimenti ad entrambe
Ci sarà bisogno invece di un ballottaggio in Liguria per capire chi sarà master e chi sarà major. Se la giocheranno Giorgia Pesce e Ibtissam, quindi Giorgia e Betty oggi avranno tutta la loro giornata per fare campagna elettorale all'interno del gruppo privato della loro regione. Poi martedì tutti i votanti della regione Liguria più il direttivo nazionale voteranno per cercare di dirimere la questione. In Lombardia il master è Cinzia Sessa, suffragatissima, seguita da Hala Aftowi, che diventa dunque major. Complimenti ragazze. In Piemonte Nadia Donadio è master, mentre major è Denis Ribilotta. Complimenti. In Puglia, una delle regioni più affollate in quanto partecipanti all'avventura U-Leader, si confermano master Alfredo Piliego e Ilaria Calabrese e major Maria Semeraro, che con un colpo di coda si attesta alla seconda posizione. Qui il direttivo è fatto ed è una delle regioni che ha già cominciato a lavorare alla grande già nei giorni scorsi. In Sicilia vittoria di Laura Farina, che diventa master della regione Sicilia, e anche qui poi ci sarà bisogno di un ballottaggio per capire chi sarà il major di questa regione. Sarà un ballottaggio a tre tra Luana Bileci, Ermelinda Chiaramonte e Maria Cottone, che ripeto oggi avranno tutto il tempo di fare campagna elettorale nel gruppo della loro regione. E poi martedì ci saranno le votazioni per capire chi sarà il major. In Svizzera Sheila Bruschetti agevolmente diventa master, seguita da Sandra Coric, che dunque è major della Svizzera. Toscana, suffragatissima Daniela Del Tongo, che si riconferma master della sua regione, e poi Barbara Anderlini, major della Toscana. Anche questa è una regione particolarmente già attiva. Trentino Alto Adige, master Rosalinda Ricco e major Jenny De Vigili. Ottimo, anche in questo caso ci sarà da gonfiare, da riempire poi il direttivo, esattamente come UK, United Kingdom, master Erika Zingaropoli e Angelica Cannataro invece prende il ruolo di major. In Umbria Sabrina Pisciacani si diventa master della sua regione, con l'obiettivo poi di allargare il direttivo. Lo stesso vale a dire per la Valle d'Aosta, in cui master si è confermata Rita Tuccari. In Veneto invece la regione che ha presentato più votanti diventa master con tanti voti, e il diciamo la persona più votata in assoluto di queste elezioni, Giulia Filotto, che diventa master del Veneto, seguita da Anna Soave, che diventa da Anna Soave e Fanule Spezia, che diventano major della regione Veneto. Anche in questo caso un direttivo abbastanza nutrito e già costituito. Questi sono i risultati, detti molto rapidamente. Di bello c'è che queste persone sono persone già vive, attive e propositive in seno a U-Leader, per cui sicuramente quello che accadrà sarà tanta tanta roba. Nei prossimi giorni vi sveleremo un po' che cosa bisognerà cominciare a fare, come si svolgerà tutta questa piacevole attività che svolgeremo insieme, senza mai dimenticare che il nostro focus deve essere principalmente sull'attività. Non dobbiamo mai distrarci su quello che è il business, che ci consentirà un giorno di diventare veramente liberi e poter essere dove vuoi, quando vuoi, con chi vuoi. Ci ascoltiamo un brano e poi entriamo nel vivo. U-Leader Radio, dove vuoi, quando vuoi, con chi vuoi. Streets are crying, oh, I can't tell.
days is also traveling all the way from north to south. It's been a long time coming. Molto bene, allora ci avviamo rapidamente alle, verso le 9.20, il momento in cui ci sarà liberamente la rubrica di, Nicoletta Tarquini. Nel frattempo sulla mia personalissima piattaforma Zoom vedo arrivare un po' per volta alcuni dei protagonisti delle elezioni. Non so se mi stanno ascoltando per radio, non so se mi stanno ascoltando via Zoom, ma io un tentativo lo faccio e provo a chiamare subito in causa la vincitrice, la master del Friuli Venezia Giulia, che è Nonna Tecno, la nostra Monica Visentin. Monica, dimmi se mi ascolti, buongiorno. Buongiorno popolo di You Leader. Buongiorno, buongiorno a te, complimenti, applausi che partono in diretta, che tu non potrai sentire in tempo reale, per la tua riconferma a master di questa regione. Com'è stata la giornata di ieri? Raccontaci le emozioni. Ma guarda, eravamo sempre lì che aspettavamo notizie, che guardavamo anche sul sito, sulla pagina Facebook di You Leader. Come andavano le votazioni, vedevamo che erano sempre lì passo passo, che si andava sempre un pochettino avanti, e diciamo che fino a ieri sera alle 22:30 eravamo attaccati a guardare tutto quanto. Abbiamo mantenuto fede ancora a quella a quel tipo di attesa e di ansia, di atmosfera che avevamo generato già prima del 10 aprile, lo ricordi, tutta quell'ansia, quell'attesa? L'abbiamo assolutamente sì perpetuata, e questo è il senso di quello che faremo, sempre le emozioni vissute tantissimo. Complimenti Monica per la tua affermazione, peraltro Monica Visentin fa anche parte del direttivo nazionale, per cui avrai veramente il piacere di vivere dal di dentro questa grande avventura che andremo a fare insieme. Sei pronta, vero? Sì, prontissima, e poi c'ho un consiglio direttivo di giovanissimi tutti quanti, che è potrei vero. Dire che sono tutti i miei figli. È vero, è vero, perché il tuo major è Dennis. Dennis, che siamo... ha 21 anni, poi ho Wendy che ne ha 28, sì. Sara dovrebbe averne anche lei un
27-28, sì, quindi hanno, sì, l'età dei miei figli. Benissimo, siamo veramente in ottimi mani, anche anagraficamente parlando, in tutti i sensi. Grazie Monica, grazie a te, in bocca al lupo, ci sentiremo nel corso della giornata. Invece una sorpresa, nel senso, con un colpo di coda, ho detto prima, si è andata a posizionare nel ruolo di major della regione Puglia Maria Semeraro, che vedo qui connessa, collegata, vediamo se ha superato i suoi intoppi di connessione. Maria, buongiorno a te, complimenti. Buongiorno, complimenti. Ciao. Allora, ciao, grazie. Raccontaci l'emozione di oggi, nell'aver scoperto, anche perché tu l'hai scoperto un po' più tardi ieri rispetto a tutti gli altri. Come ti sei, sì, sentita? Non immaginate, non avere la connessione in quelle ore è stato deleterio, perché è dal, sì, dal 10 aprile, sì, che ci stiamo caricando, insomma, di tanta, no, di tanto, di, certo, tanta ansia, tanta attesa, di tanta curiosità. Però quello di ieri era veramente da non perdere, e io non riuscivo purtroppo nelle ultime ore a essere presente. Ma tu hai ed fatto... è la prima cosa che ho fatto quando sono arrivata a casa, e vi giuro, non mi aspettavo. Io pregavo di essere un semplice membro del, diciamo, della struttura, sì, ma mai mi sarei aspettata di essere major della struttura, mai, mai, ve lo giuro. Quindi pensate, quando ho aperto WhatsApp e quando ho visto la, poi in registrata la diretta di, no, volevo morire, cioè. Certo. Aspetta un attimo, ti faccio dire da Alessia Tempesta Napolitano, che vedo collegata. Alessia, buongiorno. Buongiorno. No, non mi sta ascoltando. Volevo chiederle se si sentiva ottimamente, no, rappresentata dalla regione, dai rappresentanti della regione Puglia, ma sicuramente sì, per cui vi auguro buon lavoro. State facendo già un ottimo lavoro, Maria, tutti insieme con Alfredo e con le altre, grazie, ragazze. Io spero di tenere alta la bandiera di questo ruolo, perché sarà, ragazzi, così. Io un leader, vabbè, lo sapete, cioè, per me un leader è stata la salvezza, è stato ciò che ha fatto incrementare tutto, è stato tutto, vabbè, Mario lo sa, insomma, va ha bene, rappresentato, faremo tanto nel mio business, ma anche nella vita privata, e faremo ancora tanto, detto, quindi siamo ancora agli albori, tanta roba. Grazie Maria, buona Ovvio. Giornata a te, congratulazioni e buon, grazie, lavoro. Grazie a voi, ciao. Passiamo prima anche della... a te, ciao, grazie a tutti voi. Ciao ciao ciao, prima di sentire la rubrica di Nicoletta, ancora ascoltiamo un'altra voce per poi tornare dopo ad ascoltare ancora. Vorrei farvi ascoltare la voce della master della regione Umbria, arrivata in sordina ma presente, Sabrina Pisciacani, buongiorno a te, complimenti. Buongiorno a tutti, grazie Mario. Come ti, grazie, senti oggi con questa investitura da master? Chi l'avrebbe mai detto? mi sento una responsabilità grande, perché abbiamo da fare tanto. Assolutamente. E ci tengo molto, devo dire che ci tengo molto a questo progetto. Certo, io tengo sempre a sottolineare il fatto che ovviamente è un grande gioco che mai dovrà distrarci o complicarci la strada, no? Certo. In seno al nostro business, perché quello è ciò che ci renderà liberi, ma avere, diciamo, un ideale comune, un progetto tutti insieme, non fa altro che dare più solidità ai nostri sogni. Valore. Dà ancora più valore a tutto quello che già stiamo facendo, assolutamente. Come, sì, hai vissuto la giornata di ieri, quindi l'attesa dell'esito delle votazioni? Allora, ti devo dire che non è stata, come tu sai, una grande sorpresa. Qua in Umbria abbiamo, certo, ancora tanto da fare, tante, sì, persone da inserire all'interno degli U-Leader. Certo. Proprio tante persone alle quali far conoscere il nostro progetto, sì, però comunque sempre emozionante, perfetto, con tanta responsabilità. Sicuramente sarà semplice riempire le fila del direttivo, sì, ma anche del club, sì, non ho nessun dubbio. Grazie a te Sabrina, buon proseguimento, Mario, di giornata, in bocca al lupo. Buona giornata a tutti, buona giornata a tutti. Grazie. E complimenti a tutto il resto del direttivo delle altre regioni. Benissimo, grazie a te. Ascolteremo tra un po' le altre voci dei master e dei major. Passiamo, sono le 9:20. Andate, passiamo alla rubrica di Nicoletta Tarquini. Liberamente, a cura di Nicoletta Tarquini, networker e master della regione Abruzzo. Do you
Buongiorno You Leader, buongiorno amici miei folli, visionari, sognatori e votatori. Ragazzi, io definirei queste nostre giornate il backstage di un bellissimo successo, no? Un backstage a cui abbiamo partecipato tutti, tra elezioni, iniziative, magliette, interviste, passi da leggere, libri da ricercare. Ragazzi, noi ci rendiamo conto che tutto questo è stato possibile solo grazie ad una parola, cioè la parola unione. Cioè noi non lo abbiamo fatto per fama, non lo abbiamo fatto per denaro, noi non lo abbiamo fatto per smania di apparire, cioè noi lo abbiamo fatto perché abbiamo compreso appieno che nella vita e soprattutto in questa professione nulla vale come il termine insieme. Cioè stare insieme, camminare insieme, fare insieme diventa, ragazzi, una strategia di resistenza. Questo però non lo dico io, questo lo dice Alberto Moravia nel suo libro, si chiama Le ambizioni sbagliate, che in un passo specifico recita così: gli altri si arrabbattano con la furbizia, coi calcoli e con gli inganni. E alla fine, macchiavellici come sono, si ritrovano tuttavia con un pugno di mosche. A me invece, che agisco sempre con sincerità e seguendo i miei migliori istinti, che odio l'inganno e il calcolo, a me l'ingenuo, l'uomo che non sa vivere, tutto va di bene in meglio. Loro cercano di farsi largo a furia di imbrogli, di malafede, e non riescono ad uscire dal loro stato mediocre. Io invece neppure mi curo di farmi avanti, vado soltanto a procurarmi degli amici, a creare dei legami di affetto, ad essere in buoni e veri rapporti con ogni persona che conosco, e mi ritrovo poi alla fine avvantaggiato a quegli amici, quei legami d'affetto, quei rapporti, alla fine si rivelano come i migliori strumenti della mia fortuna. Tanto è vero che la miglior furbizia è non essere furbi. Amici miei, che spettacolo questo passo, ma soprattutto che spettacolo questa frase. La miglior furbizia è non essere furbi, e per farlo il legame è l'unica cosa che ci porta avanti. Mai come oggi mi sento di dirvi che da soli si va più veloce, forse, ma insieme si va sicuramente più lontano. Buona giornata a tutti, You Leader! Come sempre, rendete il vostro giorno meraviglioso! Mua! Looks like you're changing and all. But why didn't you? Why? Would you stay till the morning light? Or would you follow me? Or would you let it be? If I leave tonight, we could do this right. We'll find the remedy. Stay with me now till the morning light. Before you turn away, I just want you to know that I didn't throw your stuff away. Before you make up your mind that I'm nowhere to find, I'm standing right here. I know that I told you we're over. I swear that I'm sober. Just listen, I miss you. And I know that I said all these things, but now when you're with her, I can see that you miss me. Would you stay till the morning light? Or would you follow me? Or would you let it be? If I leave tonight, we could do this right. We'll find the remedy. Or would you stay with me now till the morning light? I know that I told you we're over. I swear that.
Buongiorno amici di YouLeader, buongiorno, bentornati. Stiamo celebrando il risultato delle elezioni, dunque l'avvio dell'anno sociale di YouLeader. Si è partiti ufficialmente il 25 aprile 2021, andremo avanti fino al 25 aprile 3567, magari saremo chissà su quale stazione orbitante. Attenzione, attenzione, c'è un rischio enorme che incombe su di noi. Il rischio è quello di abituarsi a ciò che scontato non è, ma ci pensate che finalmente esiste una radio per chi fa network marketing? Ci pensate che esiste ora una organizzazione, un club, chiamatelo come volete, che raccoglie, mette in rete i networkers non in quanto lavoratori dell'industria, ma in quanto amici, persone che si ritroveranno a inseguire delle iniziative, a creare degli eventi insieme. Per cui occhio a non abituarci a qualcosa che scontato non è e che mai, non a caso, era stata fatta a livello italiano, europeo e mondiale. Torniamo a sentire la viva voce e le emozioni di chi ieri ha visto il proprio nome in cima alle votazioni. Io vorrei iniziare ad esempio con Laura Farina. Laura, ci sei? Laura è stata la più suffragata nella sua regione in Sicilia. Laura, buongiorno, come va? Buongiorno, buongiorno a tutti. Bene, bene. Come ti senti con questo carico di responsabilità, si fa per dire, sulle spalle? Sì, no, sono veramente contenta perché non me l'aspettavo. Diciamo che più che altro la mia speranza sì, era quella di riuscire a rimanere a far parte del direttivo, certo, perché comunque per me YouLeader è stato sempre fondamentale, quindi ci tenevo veramente tanto. E, sì. Facci scoprire il segreto di questa vittoria. Hai fatto una campagna elettorale o semplicemente ti sei affidata alla bontà degli elettori? No, praticamente ho proposto insomma di fare dei video, metterli nella pagina di Facebook YouLeader Sicilia, sì, proprio perché comunque molti ancora non ci si conosce, quindi certo, era l'unico modo insomma per presentarsi un pochino e dire la nostra motivazione. Benissimo. Poi alla fine ieri mi sono ritrovata master, non ci credo ancora, ecco, sono davvero contenta, grazie. È stata una piacevole sorpresa, lo posso immaginare. Adesso tu lavorerai e dovrai un attimo attendere comunque l'esito del ballottaggio, perché il major della tua regione ancora non è definito. Ci sono Luana Billeci, Ermelinda Chiaramonte e Maria Cottone che domani dovranno sottoporsi al ballottaggio, per cui sta in campana, il direttivo c'è, appena avremo chiaro le idee si potrà cominciare a lavorare per bene. Quindi in bocca al lupo, grazie e complimenti a Laura Farina. Grazie, grazie a voi. Grazie, buona a te. Giornata. Anche a te buona giornata. E grazie, abbiamo... Ciao. Ciao, ciao. Dalla Lombardia invece la vincitrice, colei che si è affermata nella regione Lombardia con il 53% dei voti, ladies and gentlemen, a voi Cinzia Sessa. Buongiorno Cinzia. Ciao Mario, ciao YouLeader. Come ti senti questa mattina con questa corona sulla testa di master della tua regione? Allora, ieri per non addormentarmi mi sono messa un bel film, così sono rimasta sveglia. E comunque ringrazio per la fiducia e sì, la riconferma a tutti quelli della Lombardia. Sì. E io in questo periodo ho cercato di sentirli anche in privato, proprio per creare una conoscenza, anche se da lontano. Certo. E infatti spero che presto riusciremo a vederci tutti. Infatti stamattina calcolavamo un po' le distanze per capire come potevamo vederci. Siamo già entrati. E anche perché da oggi siamo gialli, finalmente. Certo, certo. Quest'anno sociale coincide con una bella notizia a livello nazionale. Sono felicissimo perché poi uno dei... diciamo degli aspetti principali attorno a cui ruoterà tutta l'esperienza di YouLeader saranno gli eventi. Inizieremo con quelli online, quindi le regioni saranno chiamate a organizzare i loro mini eventi online, ma poi ovviamente passeremo a quella dal vivo. Dunque, la tua emozione questa mattina, qual è stato il tuo primo pensiero rispetto a YouLeader stamattina? E sto cercando già di fare dei progetti che già stavo cercando in questi giorni, ma stamattina stavo ancora di più con carta, penna, internet e quant'altro, perché
ho diversi progetti che mi colpiscono proprio al cuore, a me direttamente, quindi vorrei ampliare questa cosa. Benissimo, perfetto. Quindi ti auguro buon lavoro, lo auguro a te, al tuo direttivo, ma a tutto il club, che diventerà sempre più grande, proprio perché la Lombardia è una delle regioni sicuramente più piacevolmente affollate di networkers. Grazie. Cinzia Sessa. Complimenti, buongiorno. A tutti. Grazie a te. Restiamo ancora, sentiamo, questa volta vorrei sentire due voci in contemporanea da parte della regione, quella che ha avuto più votanti, da parte di coloro che rappresenteranno insieme al direttivo la regione Veneto. Signore e signori, abbiamo qui in diretta, dovremmo avere in diretta, vorrei vedere magicamente sbloccare i microfoni, di Giulia Filotto e di Anna Soave Fanu e Spezia. Buongiorno Giulia, buongiorno Anna e Fanu. Buongiorno Giulia. Eccole qua le sorelle, le... sembrate i ricchi e poveri che cantavano esattamente all'unisono. Come va Giulia, riconfermata con larghissimi voti master di questa regione? Com'è il sentimento oggi? Io allora intanto ho il cuore a mille da ieri sera, sì. Cioè io sono stata lì ferma quando ho visto, ho detto oddio e il grazie proprio è uscito da dentro veramente verso tutte quante. Poi ho visto Anna come major, sì. E tu non lo sai, voi non lo sapete, ma io appena metterò giù il telefono partirò e andrò da Anna. No. Perché? Perché si parte subito, cioè non è che si aspetta qua, eh? Addirittura. Anna, dunque, hai preparato il consueto veleno, quello che metti nel caffè agli ospiti? Allora ho preparato il caffè, sì, con lo zucchero alternativo di Casa Spezia. Un giorno faremo sentire in radio questo aneddoto e questo episodio, chissà cosa ne verrà fuori. Allora Anna, tu che con Fanu comunque siete già parte del consiglio senior, perché comunque non abbiamo messo dei veti sulle grosse cariche e su quelle all'interno delle regioni, è comunque stata una sorpresa ritrovarvi major della vostra regione oppure ci puntavate molto? Allora, ci credevamo e ci speravamo tanto, sì. Però sapevamo anche che c'erano tantissime candidate molto, sì, molto in gamba. Certo. Quindi la speranza c'era, ti dico la verità. Sì. Però sapevamo anche che c'era una bella concorrenza agguerrita. È stata una piacevolissima sorpresa. Certo, e questa può essere soltanto un'ottima notizia, perché per ciò che farete tutti insieme c'è bisogno del valore di chiunque, indipendentemente dalla carica. Per cui io vedo già all'orizzonte una specie di guerra tra Puglia e Veneto, vedo dei... ci si batti becca, però è una sana e sanissima competizione. Assolutamente sì, che sarà quella che ci muove poi, Mario. Decisamente. Tu prima hai detto una cosa bellissima, che non dobbiamo dare per scontato. Sì. Ma come non dobbiamo andare per scontato che finalmente le regioni hanno voce? Certo, finalmente. Bravissimo. Cominciamo a dare un concetto di territorialità a questa attività, perché è vero che siamo networkers e lavoriamo in digitale sui social, ma il campanilismo, il senso di appartenenza non solo del proprio team, ma della propria città, della propria regione, perché fateci caso ragazzi, pensateci, probabilmente sarete dei networkers che sono sulla strada per diventare ricchi e felici, ma magari siete già i networkers più ricchi di quella città, o magari più entusiasti, più sognatori della vostra regione, per cui c'era bisogno anche di rapportare al territorio, quindi hai detto benissimo, grazie. Perfetto, grazie Giulia, grazie Anna e grazie Fanu. Grazie a voi. Ci sentiremo a breve, non preoccupatevi che arriveremo con milioni di idee, perché io già questa notte comunque ne ho buttate giù un casino. Elaborato. Sì. Siamo a posto. Molto bene, poi aggiornateci su cosa farete oggi insieme all'interno dei gruppi Facebook delle regioni, potrete testimoniare e fare ciò che volete. Grazie a voi. E in collegamento adesso ci avvicendiamo, abbiamo la master del Piemonte, se non erro. Sì, Nadia Donadio, buongiorno Nadia.
Buongiorno a te, ben trovata. Eccoci, buongiorno. Buongiorno, allora com'è andata? Sentite bene, perché noi qui finalmente siamo in zona gialla e quindi ci hanno dato il via libera per poterci finalmente accomodare tranquillamente a fare la nostra colazione. Ecco, bentornata. Non alle... ci sembra vero. Alle sane abitudini. Allora sì, Nadia, come hai colto la tua elezione a Master del Piemonte? Qual è stata l'emozione? Allora, sono contentissima perché... Sì. Ho tante idee in testa, ma soprattutto avere la possibilità di poter riunire tutte noi che comunque abbiamo voglia di dar voce alle nostre idee sarà meraviglioso. Io spero davvero di essere utile, soprattutto per il discorso relativo all'associazione appunto dei bambini in Kenya. È un tema che mi sta veramente molto a cuore. Era un argomento che avevo deciso di vagliare, soprattutto in seguito a qualche tua live, dove appunto tu dicevi non bisogna aspettare di essere arrivati per poter fare del bene. Esatto. E quindi mi sento proprio che è arrivato nel momento giusto, ecco, sono veramente contenta. Ti ringrazio di aver fatto questa citazione, questo passaggio, perché proprio questo è uno dei sensi di YouLeader, quello di dare a chiunque il potere e proprio il valore e la potenza dello stare insieme prima ancora magari di essere completamente autonomi dal punto di vista finanziario o di poter fare qualunque cosa, per cui hai colto nel segno. Io ti lascio fare colazione con la tua famiglia, con i tuoi amici, ti auguro un'ottima zona gialla e in bocca al lupo per ciò che svolgerai. Grazie mille e dai è tutta, come dico sempre. Benissimo, grazie a Nadia, grazie ai master e major che sono intervenuti. Ci ascoltiamo un brano e poi andiamo a sentire la rubrica di Dan Moraru, anche oggi ci riserva delle cose molto molto interessanti. Take you out, show you the time of your life. I wanna figure out what it takes to give you everything you desire. I wanna lay beneath the stars with you in the back of my truck. I guess that this is what they call love. Baby, you've been driving me crazy for so long now. I've been waiting on the sidelines, praying for the right time to let you know. And stay in. Put a record on, let's hide the phones and make believe the world don't exist. Let's pull up ties and take a trip to some. Ma che musica eccezionale che vi facciamo ascoltare, questo dovete ammetterlo, veramente, veramente eccezionale. Questo brano si intitola Driving Me Crazy, Fammi Diventare Matto, di Will Harrison,
Vorrei che voi apprezzaste anche questa selezione musicale che in genere svolgo la sera come momento conclusivo delle mie giornate, quindi decido la sera che cosa ascolteremo la mattina. Dunque, siamo arrivati alla rubrica di Dan Moraro, un po' in anticipo rispetto alla tradizionale tabella di marcia, ma come vi dicevo, oggi è lunedì, c'è l'oroscopo, per cui chiuderemo questa puntata di oggi con una particolare versione dell'oroscopo per i networkers a cura della lettrice delle stelle Giulia Filotto, con il sottoscritto e con Alfredo Piliego che commentano segno per segno. Ma prima di arrivare a quel momento voglio farvi ascoltare questa bellissima puntata di Universale, la rubrica di Dan Moraro. Oggi si parla di una cosa molto molto interessante: il potere delle parole. Ascoltate, avvicinatevi alla radio e ascoltate attentamente questi suggerimenti. Are You Leader Radio è il momento di Universale a cura di Dan Moraro. Le parole che pronunci con convinzione emotiva diventano la vita che vivi, il tuo paradiso oppure il tuo inferno. Anthony Robbins. Ripeterti con costanza ed intensità ciò che vuoi essere, ciò che vuoi fare, le nuove convinzioni che vuoi sviluppare o quelle che è bene che tu tenga sempre a mente. Ti aiuterà a depositare quelle informazioni nella parte più profonda della tua mente. Sembra una banalità, ma se fatto correttamente può dare risultati straordinari, perché poco per volta le tue parole diventano davvero parte di ciò che tu sei. Ricordi Rocky Balboa che ripeteva: non fa male, non fa male, non fa male? Ecco, un perfetto esempio dell'effetto ipnotico che possono avere gli incantesimi su di noi. Ecco perché è importante, quando dici le cose, seguire alcune regole semplici ma veramente efficaci. Quando parli a te stesso, usa un'intensità emotiva, un condizionamento. L'obiettivo è quello di assimilare completamente i tuoi nuovi incantesimi. E poi coinvolgimento. Più riesci a usare costantemente tutti i tuoi cinque sensi, quando affermi, vivi, senti e possiedi questo nuovo incantesimo, e più rapidamente lo integrerai come una parte di te, una credenza, un'emozione abituale e costante. La visualizzazione, la forte influenza dell'incantesimo, così come l'uso di musica ispiratrice, dell'immaginario, di arte e persino di odori, fisseranno questa nuova verità all'interno di te con una forza sempre crescente. Rincorri a qualsiasi stimolo esterno che cresca la tua intensità emotiva e solleciti il tuo sistema nervoso in modi piacevoli ed efficaci. Ripetiti ogni giorno che tutto ciò di cui hai bisogno è già dentro di te. Ogni momento che passa divento sempre più forte, oppure felice, più sano, più quello che vuoi. L'importante è che ti ripeta costantemente, come un mantra all'interno di te stesso, quello che vuoi di più, e quella sarà la tua verità, perché sì, il successo che vuoi avere. Questa è la frase che mi ripeto sempre, oltre al fatto che attrai ciò che sei. Caro You Leader, tu hai già tutto ciò di cui hai bisogno all'interno di te stesso, quindi prendi tutta la magia che è dentro di te e rendi la tua vita la più bella di sempre. Ti auguro una bellissima giornata. E ricorda, sii il successo che vuoi avere. I'm on my way, yeah.
we're on our way. Turn that music up, you know we don't give a what. On our way, yeah, we're on our way. Pull up to the party like my name is the life. Tension so thick, you could cut with a knife. Ask me how I do that, been fly since way back. Ask me how I do that, yeah. Came in your friends, we were minded. We just came to dance and go all night long. The look in your eyes, you can't hide it. Ooh, baby, I know I turn you on. You can bring your friends, we won't mind it. We just came to dance and go all night long. The look in your eyes, you can't hide it. Ooh, baby, I know I turn you on. You can bring your friends, we won't mind it. We just came to dance and go all night long. The look in your eyes, you can't hide it. Ooh, baby, I know I turn you on. Stop for nothing. Put your hands to the sky if you're catching a vibe. We ain't gonna stop for nothing. This is your little radio. Come on and join us. Come on and dream with us. Come on and join us. Come on and dream with us. Unitevi a noi, sognate insieme a noi. Questo è uno degli slogan che lanceremo nei prossimi giorni, ma verrete a saperlo un po' per volta secondo le dinamiche di sorpresa che vi riserva sempre YouLeader. Che cosa accadrà a partire da oggi? Cominceremo a imbastire un po' di cose. Ovviamente nel corso della settimana verrà ufficializzato, formalizzato lo statuto, quello globale, poi i regolamenti delle singole regioni. Poi, come vi dicevo, sabato 1 maggio ci sarà il primo gioco radiofonico, la competizione tra regioni. Anche questo vi diremo tutto nel dettaglio, per cui state in campana. Grazie a tutti voi per la collaborazione fattiva di ieri, perché vi ripeto, è stata una impresa gestire una elezione seppur digitale, apparentemente comoda, ma con tante micro questioni da mettere a posto. Ma è andato tutto meravigliosamente bene. La cosa più importante, non ci sono state soprattutto delle contestazioni, e dunque siamo pronti a lavorare. Oggi però sarà giornata di campagna elettorale per chi domani dovrà affrontare poi il ballottaggio, per cui le regioni interessate riceveranno comunicazione nei loro gruppi su Facebook. Per il resto direi siamo veramente pronti per iniziare a entrare nel vivo dell'attività di YouLeader Club, e anche con l'accoglienza, con l'apertura dell'iscrizione, con delle modalità che vi comunicherò all'interno di YouLeader, perché siamo tanti ma dobbiamo essere tantissimi, perché quei famosi 10 centesimi che ognuno di noi moralmente è chiamato a mettere da parte per sé ogni giorno potranno servire per acquistare il pane per la propria famiglia, o magari per donare 20, 30, 40 centesimi che tutti insieme fanno un monte di denaro importante per le nostre cause di solidarietà, perché è attorno a questo che ruota tutto. Dunque, in fatto di solidarietà, abbiamo bisogno del vostro supporto e della vostra comprensione, perché sta per partire l'oroscopo. Questa è la seconda settimana che abbiamo in piedi questa rubrica. Ascoltate, prendete nota segno per segno, perché ci sono delle particolari previsioni che vi piaceranno o non vi piaceranno, ma non si può fare altrimenti. Questo dicono le stelle e questo è quello che vi raccontiamo questa settimana. Vi lascio all'oroscopo, faremo poi una brevissima chiusura e l'appuntamento sarà ovviamente per il corso della giornata, durante la quale vi darò tutti gli aggiornamenti necessari per avviare le attività di YouLeader Club. Grazie a tutti, ci ascoltiamo l'oroscopo. YouLeader Radio, la radio ufficiale dei networkers.
Eccoci, ci siamo, lunedì, siamo tornati con la rubrica dell'oroscopo. Giulia, sei pronta? Alfredo, sei pronto? Prontissimi. Prontissimi. Benissimo. Buon lunedì anche a voi ragazzi, grandissimo successo la scorsa settimana alle stelle di Giulia. Siamo pronti per iniziare nuovi 12 segni. Che cosa ci toccherà questa settimana? Volevo chiedere a Giulia se... Scusami Giulia se ti interrompo, volevo sapere se devi dirli tutti. Tutti e 12, ma non sono nuovi, sono sempre i soliti. Okay, no, siccome ho un po' da fare, se fai subito. Se faccio in fretta, ok. Perfetto, okay. Allora parto subito. Pesci, l'ultimo segno, vai. Io in genere parto con l'ariete, ma oggi partiamo con i pesci. Partiamo con i pesci, vai, sovvertiamo, distruggiamo le regole. Vai, pesci. Allora, ragazzi, i pesci. L'energia andrà ancora sull'altalena. Un po' come il vostro umore e la vostra pazienza. Certo. Ma nel complesso, questa settimana vi donerà parecchi motivi per sorridere alla vita. Sì. Ecco, quindi affidiamoci al complesso, perché per il resto non è che voglio dire si parta proprio benissimo. Speriamo che i prossimi siano un po' più... No, ma ci sarà l'arrivo di Venere nei pesci, eh? Ah. E sarà favorevolissimo, perché vorrà dire emozioni lineari, possibilità di stabilire un accordo scorrevole in famiglia. Ecco perché ecco. È tutta una questione di Venere. Scusa Alfredo, allora io ogni tanto dimentico, non essendo noi su Radio Maria, cioè posso anche spingermi un pochino. Io non ho capito un cazzo dei pesci, tu hai capito qualcosa? Io ho capito che iniziano così, poi vanno bene, perché c'è Venere che arriva. Ho capito, sempre sull'altalena, perché sull'altalena, sì, però sull'altalena, un po' si avvicina, un po' si allontana, sì. Proprio perché è nell'altalena, no? È un po' per andare, quindi... un po' per pescire. Allora, adesso però passo all'ariete, perché a me piaceva l'ariete, volevo partire con l'ariete, ecco. Quindi adesso andiamo di ariete. Cosa c'è dopo l'ariete? Il toro. Toro, vai. Toro, ariete, io vado di ariete, ragazzi. Perché a me piace che arriva Mercurio in ariete. Ah, ecco. Mercurio vi illumina d'immenso. Abbiamo preso Mercurio. E vi suggeri... Poeta, famoso poeta Mercurio. Sì. Mercurio suggerisce di mettere nero su bianco ogni idea, perché è un ottimo momento per tentare la scalata all'organigramma aziendale. Ah, ecco. Ecco, ci piace. Consiglia a tutti gli ariete di comprare un cane razza Instagram. Perché? Così, per fare più follower. Perché ha detto di mettere nero su bianco, in realtà. Volevo essere un dalmata, allora. No, ma... Ah, nero su bianco. Ok. Era un cane, vai. Comunque, ragazzi. Sì, era impegnativo. Vai. Adesso dai cani passiamo ai tori. Vai. Per rimanere in ambito fattoria, vai. Settimana che potrebbe presentarsi con qualche sorpresina. Sì. Vi converrà aprirvi al nuovo con un atteggiamento disponibile e possibilista, perché avete bisogno di far entrare aria fresca. Certo, perché il toro c'ha le corna dalla finestra, bisogna scappare. Speriamo che non siano quei tipi di sorprese. Ecco perché diceva aprite la finestra per fuggire, no? E abbassa della testa quando passa della porta, vai. Costerà fatica a far entrare aria fresca, sì. È innegabile, ma regalerà le più grandi soddisfazioni. Le migliori. Passando ai gemelli, che stanno due. I gemelli avranno un cielo splendido che accompagnerà entrambi per tutta la settimana. Certo, sono gemelli. Tutto questo. Perché entrambi? Perché sono gemelli. Sono gemelli. E c'è pure i pesci, erano plurale, però. Vabbè. Tutto ciò si tradurrà in un atteggiamento interiore grintoso, comunicativo, sia razionale che creativo, ma sensibile al tempo stesso. Dunque, se cercate delle probabili occasioni positive che capiteranno, la spiegazione logica alla fortuna potreste trovarla proprio dentro di voi, gemelli. Esatto, scavate gemelli. Ma io prevedo una settimana di disgrazia nel network dei gemelli, perché continuo a dire non trovo l'appiglio alla fatturazione. Ma quindi sti gemelli fatturano questa settimana o no? E devono chiederlo dentro di loro. Ho capito. Chiedessero. Perfetto. Se lo possono chiedere l'uno con l'altro. Chi di voi è gemelli? Ragazzi che state ascoltando, chi di voi è gemelli?
Vorrei aggiornateci un attimo su com'è andata la scorsa settimana. Chiedete al vostro gemello se avete fatturato. Esatto, guardatevi allo specchio da soli. Comunque direi che andiamo al cancro. Sì. Ecco, del cancro ci hanno chiesto tantissime notizie, proprio perché la settimana scorsa è stato proprio devastante il cancro. Cioè, intendiamoci, era proprio un segno pessimo. Ascolta. Nel corso della settimana spariranno le emozioni contraddittorie che avevano contribuito a sollevare una nebbia fitta tra voi e le certezze. E allora... finalmente potrete contare su sentimenti chiari e lineari. Rimanete in guardia però. E cercate di non perdervi in troppe congetture. Il duro impegno e l'attenzione continua e tenace vi eviteranno di dover fare tutto da capo. Niente, non c'è niente da fare. Disgrazia pure questa settimana. Mi dispiace per i cancro, ma forse è il caso proprio di chiudere il codice, però vediamo. Aspettiamo magari fine maggio, fine aprile per... Allora facciamo così, decide. I singoli club di You Leader dovrebbero fare una specie di cernita, tutti coloro che sono del segno del cancro devono avere la possibilità di andare all'anagrafe a fare un cambiamento, perché comunque non si può. Sì, però non ci sono consigli per gli acquisti per caso adesso? No, purtroppo dobbiamo andare avanti. Sì. Quindi andiamo al ruggito del leone. Sì, ruggiamo. Un posto per ogni cosa ed ogni cosa al suo posto. Sulla vostra capacità organizzativa. Che spettacolo. La puoi ripetere, scusa, la puoi ripetere? Sì, no, mi è sembrato un attimo Marzullo. Sì, però vai. Un posto per ogni cosa ed ogni cosa. Un posto per ogni cosa, vai. E ogni cosa al suo posto. Al suo posto. Te lo sei tatuato già? Fatto. Allora, sulla vostra capacità organizzativa questa settimana ci si potrebbe scommettere di tutto. Perché oggi comincerete le vostre attività quotidiane con il piede giusto. L'impegno non conoscerà assolutamente nessun freno. Concentrati e razionali, raggiungerete i risultati prefissi e a mettervi in luce così come nelle vostre intenzioni. Devo dire che il leone meriterebbe il primo posto, no? Sì, per ora è positivo, ma è uguale a quello dei pesci, però. Non ci ho capito. Non è uguale a quello dei pesci. Sì, non ci ho capito. Gli animali sono favoriti. No, andiamo al Vergine. Settimana movimentata. Ecco, su e giù. Vi aspettano giornate davvero appaganti, ricche di emozioni e di sorprese positive e altre in cui potrebbero girarvi tutte le sfere dello zodiaco. Assistere ai risultati. Alla Vergine le girano le palle dello zodiaco. Esatto. La scorsa settimana correva, scappava la Vergine, adesso le girano le palle. Che destino infame. Comunque anche la Vergine, per assistere ai risultati concreti che spera, con tutta probabilità dovrà attendere il weekend. Ecco, che lunga attesa. Poi volevo consigliare ai giovani per sentirsi più vicini ai giovani, alle vergini, di farsi le unghie nere. Così. Come Baglioni. Con Pio e Amedeo? Sì. Quindi, care vergini e cari vergini, attendete la fine della settimana incrociando le dita, sperando che non siano i giorni no. Beh, considerando che lunedì mancano solo 5 giorni, quindi potete stare tranquilli. Allora direi c'è tempo. Che questa settimana c'è tempo per essere felici. Sì. Tra altalene e su e giù bisogna passare alla bilancia. Vai. Quindi questa settimana inizierà e si concluderà con rimostranze e nervosismi. O con un lunedì e una domenica, volendo anche. Aspetta. No, vabbè. Vai. Nella parte centrale, tra giovedì e sabato, godrete di una fase meravigliosa, ideale per tubare con il partner e concludere alcune faccende che vi stanno a cuore. Insomma, giornata da montagne russe. Su e giù, d'altronde. Altalena, montagne russe, bilancio, tutti li stiamo facendo. Sì. Un parco divertimenti, non è un oroscopo questo qua praticamente. Luna Park. Ma del resto la vita è così, Alfredo, un'alternanza di cose belle. Come sei saggio. Però siccome ho ascoltato attentamente questa cosa, perché è il segno che mi riguarda, ma martedì e mercoledì dunque che succede? Perché c'è un vuoto normativo da giovedì a sabato, montagne russe. Sì. Comincia male la settimana, finisce. Visto che è primavera, approfitta, ne metti una bella magliettina leggera, una bella giacchetta e un piumino da un chilo.
Sì, così e approfitti delle belle giornate. E vado a correre con le unghie nere. Va bene. Con le unghie nere, sì. Va bene. Scorpione, ragazzi. Scorpione. Scorpione. Sì, anche inizierete la settimana alle prese con emozioni forti che non accenneranno affatto a diminuire, anzi, divamperanno accese con il passare dei giorni. Se volete raggiungere i risultati desiderati, le stelle suggeriscono di distaccarvi, sì, e di separare nettamente cuore e mente. Quindi? Dissociatevi. Dissociatevi. Quindi se incontrate qualcuno che sta per i fatti suoi e non vi vuole rivolgere la parola, sapete già che è uno scorpione. È così. Inutile avvicinarsi. Se invece lo vedete in un angolo a piangere, è sicuramente uno del cancro oppure dei pesci. Sì, cioè, in pratica dallo sguardo. Se bilancia lo vedete dal giovedì in poi. Perfetto. Tutti quelli che vedete invece a Luna Park, se doveste portare i vostri bambini, se ci riaprono, sono tutti del segno. Qual era quello del Luna Park? Il primo, i pesci. Uno qualsiasi, tanto uno vale l'altro. Tutti figure. Gli altri, tutti sì, gli altri. Sì, il resto okay. Del mondo. Ok. Sagittario. Sì, Sagittario. Il più atteso. Questa settimana potrebbe comportare situazioni che saranno la conseguenza di ciò che avete trascurato in precedenza. Insomma, è arrivato il momento di aggiustare quello che è rimasto in sospeso, sì, di fare le pulizie di primavera, concretamente e metaforicamente. Cioè, l'oroscopo ti anticipa come sarà la tua settimana e ti dà dei consigli sul come comportarti. La settimana dopo ti dice: siccome ti sei comportato di cacca, cerca di riparare in questa maniera. Esatto. Quindi, come vedi, è un cerchio, lo fa apposta. Quindi, se in pratica, se vedete uno con lo Swift, è il Sagittario che sta facendo pulizia. Yes. Visto che è primavera. Vai. E allora starnutisce pure, visto? Croce, io ho allergia. Vai. Prego. Mancano gli ultimi due. Prego. Vai. Capricorno. Sì. Ah, il più atteso, Allora, se a inizio settimana, sta tutti attesi, se a inizio settimana qualche dubbio vi angustierà ancora, sì, tenetevi come? Pronti. Scusa? Sì, ok, fermi. Se ad inizio settimana qualche dubbio vi angustierà ancora. Ah, no, mi piaceva molto come lo pronunciavi. Quindi te l'ho fatto. Tenetevi pronti, perché dopo lunedì per voi inizia una stagione di conferme e felicità. Per quanto riguarda la socialità e la concentrazione mentale, ancora qualche nube all'orizzonte, ma con un minimo di impegno supererete anche questa. Diciamo che ti è salvato un po', Io sono angustiato, sinceramente. Sì, sì. Sì. Giulia Fox, vai, prosegui. Chiudiamo questo. Acquario, vai. Acquario, sta l'ultimo. Vai. Sempre grintosi e determinati, avrete voglia di dinamismo, sì, di scombinare le situazioni. Bene. E di smuovere le montagne, ma soprattutto di vivere il cambiamento fino in fondo. Insomma, c'è da scommettere che in questi giorni potreste capovolgere i piani prestabiliti. Oh, cazzo, si svuota. Il che, come potete ben capire, significherà un po' di tensione con le persone che vivono con voi, ma sarete e diventerete, c'è sempre un ma sarete e diventerete i primi della classe, abili, efficienti e forse perfino parecchio fortunati. Addirittura c'è un segno che è anche fortunato. Ma deve esserci un ce n'erano più di uno. Deve esserci un errore. Questo non è oroscopo, sono cartelle cliniche. Sono queste. Va troppo bene all'acquario, c'è qualcosa che non va. È perché stanno usciti i pesci. Eh sì, perché no, tu non hai è detto. Che è Mercurio che è entrato in Venere. No, quello era Vergine. Era, no, perché, quello era Vergine. E poi perché ha detto che si è capovolto l'acquario e quindi sono usciti i pesci. Si capisce più nulla qua. L'oroscopo al contrario, vabbè, comunque sia andata, è stata una settimana splendida soltanto per il 2% dei segni, e questo è quello che intendiamo noi, far parte del 2% dei segni zodiacali che avranno una settimana accettabile. Quindi se siete nati nel 98%, ragazzi, esatto, scusate, sono... Io credo soltanto che i nati il 29 febbraio si siano cavata la grande questa settimana, sì, sì. Grazie a Giulia Fox, la lettrice delle stelle. Grazie Giulia. Grazie ad Alfredo. Grazie ad Alfredo. Non vedo l'ora, arrivi lunedì prossimo per ascoltare gli aggiornamenti di tutti i segni. Vi auguriamo buona settimana. Vi auguriamo di sopravvivere. Ciao a tutti. Ciao. This is your Riddles Radio. Come on and join us.